E ben ritrovati anche questa settimana con A Teatro Con. Siamo prontissimi per portarvi in giro nei diversi teatri della nostra regione. E voi, sigla! Ed eccoci nel nostro palcoscenico televisivo, partiamo immediatamente con il calendario relativo a tutti gli spettacoli nella città partenopea. Per esempio, al Teatro Bellini è debuttato qualche giorno fa lo spettacolo di Claudio Bisio, ispirato a due capolavori dello scrittore romano Michele Serra. Sto parlando di Father and Son, grandissimo successo di pubblico per la prima, tant'è vero che lo stesso Bisio alla fine dello spettacolo si è detto molto soddisfatto, addirittura ha detto che questa al Teatro Bellini è stata la prima più bella di quest'anno, ma vediamo tutti i dettagli del nostro servizio e ovviamente scopriamo insieme anche gli altri spettacoli dei teatri di Napoli. Dopo l'importer, l'importer, l'iPhone, ora esiste anche l'iPhone. È un costume da bagno composto da una serie di piccoli pannelli fotovoltaici, ottimo per prendere il sole e contemporaneamente caricare il cellulare. Amaro ed ironico, Claudio Bisio porta in scena uno spettacolo dei toni crudi che lascia spazio alla risata senza tralasciare la dura verità in cui viviamo. Father and Son approda al Teatro Bellini di Napoli restando sino al 1° febbraio. Uno spettacolo ispirato a Gli sdraiati e Breviario di comico di Michele Serra. Messo in scena per la regia di Giorgio Gaglione, Bisio è unico interprete di un monologo interiore condiviso tra pubblico, inconscio e personaggi. Ad essere messo sotto la lente di ingrandimento il rapporto genitore-figlio. Qui un padre si abbandona ad una lunga confessione sulle sue incertezze e le sue perplessità, nate dalle cattive abitudini di un figlio che resta una figura fantasma all'interno della vicenda, non comparendo mai nel corso di tutto lo spettacolo. Claudio Bisio fa continuo riferimento a questo protagonista assente per mostrare non solo l'aspetto a tratti comico e tragico di un carattere comune a molti giovani, ma anche il riferimento alla quotidianità tra politica e lavoro, in cui proprio i giovani si trovano a vivere oggi in una mera prospettiva futura. Father and Son rappresenta al ritorno a teatro di Claudio Bisio ed è una riflessione sul nostro tempo, narrato dall'interpretazione dell'artista Bisio, del violino di Laura Masotto e dalla chitarra di Marco Bianchi. Così che musica e teatro si fondono in un'atmosfera tra sogno e realtà, col blu che avvolge la scenografia per invocare la riflessione romanzesca dell'opera. Signor Polifemo? C'è nessuno? Nata voto questa storia! Ma volete fornire o no? Io non ce la faccio più, facesse capo e muro ogni volta che assente ricero sto no! Scusate, non volevo offendervi, non vi arrabbiate. E mo state mandando una persecuzione! Signor Polifemo, sono venuta soltanto per rivolgervi qualche domanda. Dal 3 all'8 di febbraio, sempre al Bellini, sarà di scena la regista ed attrice palermitana Emma Dante, con Io, Nessuno e Polifemo, dedicato a Ulisse e Polifemo e che cita, seppur di sfuggita, Io, Nessuno e 100.000. Un omaggio ed insieme una sfida dedicata ai personaggi più famosi dell'epopea classica. Lo spettacolo si basa sull'intervista Impossibile a Polifemo, pubblicata nel 2008 da Einaudi, nella raccolta Corpo a Corpo, dove Emma Dante ribalta le convenzioni sullo sbarco di Odisseo nella terra dei Ciclopi.
Ascoltando la sua versione attraverso l'intervista che la Dante conduce, si scopre che Polifemo non è il mostro brutale che siamo abituati a tratteggiare, ma una specie di gigante buono che viveva tranquillo nella sua isola in sintonia con la natura prima che l'arrogante Ulisse venisse a guastarne la pace. Si tratta inoltre di uno spettacolo concerto con inserimenti di teatro fisico, canto e danza. Da un'intervista impossibile che è stata pubblicata nel 2008 da Einaudi, in una raccolta di altre interviste impossibili dove non c'era solo la mia ma c'erano anche altri scrittori, adesso è stata trasformata in uno spettacolo perché dovevo aprire il ciclo degli spettacoli classici a Vicenza, dove sono direttrice artistica per 2 anni. L'ho ripresa, ho aggiunto il personaggio di Odisseo e questo spettacolo è diventato uno spettacolo, insomma, adesso con le musiche dal vivo, le canzoni, le danze, e poi ci siamo io, Salvatore D'Onofrio e Carmine Maringola che conversiamo amabilmente, facendo insomma un'indagine sul mito e riportandolo un po' ai giorni nostri. Sei numeri di Salvatore Rizzo è ancora di scena al Piccolo Bellini sino al 1 febbraio, a firmare la regia, la scenografia e i costumi dell'Atto Unico, nuova produzione del Teatro Stabile di Catania, e Vincenzo Pirrotta, il quale racconta con lo stile registico che lo contraddistingue la storia di Orazio e Anna e del loro matrimonio che giorno dopo giorno si sgretola sotto il peso della difficoltà di crescere un figlio affetto da tetraplegia spastica. Avere azzardato i 6 numeri al Superenalotto sembra la chiave di svolta per una vita migliore, ma questa apparente felicità li porterà ben presto a perdere il lume della ragione. Gli zombie siamo noi, la zombitudine è la nostra condizione quotidiana. Così si presenta sul palcoscenico del Piccolo Bellini lo spettacolo Zombitudine. Testo, regia ed interpretazione di Elvira Frosini e Daniele Timpano. Di scena dal 3 all'8 febbraio. All'Augusteo, mentre resta di scena sino al 1 febbraio, il musical rock più acclamato del mondo, Jesus Christi Superstar, il 2 febbraio si va di scena con il concerto di Sergio Cammariere. Seguo il mio cammino ed ancora non so. Al Teatro Diana, Alessandro Preziosi, vincitore del Premio Nazionale La Maschera d'Oro 2014, vestirà ancora fino al 1 febbraio i panni del Don Giovanni di Molière, mentre è già tutto pronto per accogliere la commedia, ma soprattutto le risate che regalerà al suo pubblico dal 4 al 15 febbraio Vincenzo Salemme in Sogni e Bisogni. La coscienza, no? ti appare a volte nel sonno, a volte nei deliri, la vita è fatta anche di segnali da saper cogliere. In questo spettacolo si coglie il segnale, lo manda l'organo maschile di un uomo, di un impiegato delle manifatture di tabacco, si chiama Rocco Pellecchia, che fa una vita che ha il tronchetto. L'organo maschile si fa chiamare tronchetto della felicità perché è molto orgoglioso di quello che è, si stacca dal corpo del titolare e diventa entità, egli stesso diventa un uomo e gli spiega perché non vuole stare più con lui. Ci spostiamo al Teatro Stabile di Napoli, al San Ferdinando, e di scena sino al 14 febbraio lo spettacolo Finale di Partita, una delle opere teatrali più conosciute di Samuel Beckett, scritta nel 1955 dal celebre drammaturgo irlandese e messo in scena con la regia della versione partenopea, rappresentata al Teatro San Ferdinando dopo il debutto dello scorso anno al Napoli Teatro Festival con lo spagnolo Luis Pascal. In scena atmosfere, colori e linguaggi sono quelli della cultura partenopea e a interpretare i ruoli dei protagonisti ci sono Lello Arena e Stefano Miglio. Al Mercadante resta di scena sino al 1 febbraio Sinfonia d'autunno per la regia di Gabriele Lavia, un potente affresco sulla solitudine nato per il teatro e diventato film nel 1978. Dal 3 all'8 febbraio arriva invece sempre al Mercadante Il malato immaginario di Molière. Al ridotto del Mercadante intanto continua il ciclo di spettacoli dedicato a Giuseppe Patroni Griffi, storie naturali e strafottenti, ancora di scena sino al 1 febbraio con La morte della bellezza. Al Teatro Cilea dal 29 gennaio al 1 febbraio di scena Gianluca Imparato con Uomo e galantuomo, un classico scritto da Edoardo De Filippo. Infine, al Teatro Troisi di Napoli, dal 31 gennaio al 1 di febbraio si può assistere allo spettacolo Tre donne in cerca di guai, che vede come protagoniste Orient Clary, Barbara Boucher e la partecipazione straordinaria di Iva Zanicchi con la regia di Nicasio Anselmo.
E questo era il nostro cartellone di eventi relativo agli spettacoli in diversi teatri di Napoli. Nel nostro servizio abbiamo parlato anche del Teatro Diana. Come abbiamo visto, in questi giorni si sta esibendo Alessandro Preziosi e prossimamente il Teatro Vomerese ospiterà anche lo spettacolo Sogni e Bisogni di Vincenzo Salemme ed inoltre ogni domenica propone questi incontri davvero molto interessanti che mettono faccia a faccia interpreti e anche ovviamente il pubblico. A tal proposito vi ricordo che potete sempre visitare il sito del teatro per tenervi aggiornati, ma parliamo del Teatro Diana anche perché dobbiamo fare dei complimenti e degli auguri a Guglielmo Mirra del Teatro Diana, appunto, che insieme a Giovanni Vernassa del Teatro Verdi di Firenze è riuscito a diventare componente dell'ufficio di presidenza dell'Associazione Nazionale Esercenti Teatrali. Ma cambiamo ovviamente argomento perché dobbiamo anche scoprire insieme quali sono tutti gli spettacoli in diversi teatri della nostra regione, in particolare proprio al Carlo Gesualdo c'è uno spettacolo davvero molto bello, ma c'è anche l'apertura della rassegna teatrale per i ragazzi. Vediamo. Bernardo, no. È bellissimo come Bertolucci. È il maschile di Bernardo. Luca, Matteo, Paolo, come te? No. Mentre lo ritroviamo nei panni del protagonista nella pellicola cinematografica di nuovo uscita nelle sale Il nome del figlio, Rocco Papaleo continua la sua tournée nei teatri della regione Campania. Dal 31 di gennaio al 1 di febbraio l'artista in laurea è al teatro Carlo Gesualdo di Avellino, dove propone la trasposizione teatrale del suo film Una piccola impresa meridionale. Uno spettacolo di Rocco Papaleo e Walter Lupo, dal gusto ironico, una commedia canzone che vuole essere un esperimento portato in scena per la regia di Walter Lupo. Ritorno al teatro, non scappo. Vi aspetto al mio spettacolo Una piccola impresa meridionale. È lì che mi piacerebbe incontrarvi. Rocco Papaleo a teatro, Una piccola impresa meridionale. Tutte le date su livenation.it. Una piccola impresa meridionale è una sorta di diario di cui lo spettatore si trova a sfogliare a caso le pagine tra battute, canzoni, brevi annotazioni, rime lasciate a metà, pensieri vari e vaghi. E per raccontare queste storie Papaleo si porta con sé una band rigorosamente del sud, grazie alla quale non solo recita ma canta e a tratti rappa. E sempre al Carlo Gesualdo torna di scena il teatro per ragazzi, apre i battenti per ospitare 10 compagnie selezionate nei migliori festival per ragazzi d'Italia che da febbraio ad aprile arricchiranno il cartellone Scuole a Teatro 2015, fortunata rassegna di teatro per ragazzi giunta alla sua 13ª edizione. La rassegna apre il 31 di gennaio con Orfeo, a cura della compagnia Toc di Milano. Lo spettacolo è realizzato attraverso una narrazione che unisce tradizione teatrale e virtualità, giocando con l'immaginario della macchineria barocca e la multimedialità. Un viaggio per gli occhi, ma soprattutto per le orecchie, di tutti i bambini presenti, tra musica e teatro. Si prosegue anche il 5 di febbraio con un altro spettacolo, O con noi o cuiddi, della compagnia Malitalia di Roma. Lo spettacolo narra la storia della testimone di giustizia morta il 20 agosto del 2011 dopo un drammatico percorso di collaborazione con i magistrati calabresi. Le sue rivelazioni hanno contribuito a scoperchiare intrecci affari delle cosche dell'occo, cacciola e pesce. La ragazza 31enne morì dopo aver ingerito dell'acido muriatico. Una donna e una madre che non si era voluta piegare alle pressioni terribili della famiglia che la volevano indurre a ritrattare tutto. E ci spostiamo invece a Salerno, in particolare al Teatro Giuseppe Verdi di Salerno. Dal 29 di gennaio fino al 1 di febbraio è di scena Signori, la Pâté de la Maison, una cena in famiglia con il marito, l'amico del cuore e i cognati nel calore delle mura domestiche. Il migliore dei ristoranti non potrebbe mai regalare la stessa atmosfera, ma si sa, nella famiglia si nasconde tutto il bene e tutto il male.
banale possibile. Le sorprese non mancano e uno scherzo innocente, ma anche goliardico, può rivelare realtà inaspettate ed imbarazzanti. Così, tutte le pietanze più gustose, proprio come il patè che dà il nome al titolo, può cambiare sapore e diventare un vero pasticcio. Così, la padrona di casa può pentirsi di aver passato tante ore ai fornelli e magari dare sfogo a rabbie e frustrazioni per troppi anni represse. Una commedia brillante, a tratti grottesca, da risvolti amari, che porta i protagonisti alla consapevolezza che finita la cena niente sarà più come prima. Signori, Le Pâté de la Maison con Sabrina Ferilli, Pino Quartullo, per la regia di Maurizio Micheli e l'adattamento di Carlo Buccirosso. Scoprono cose imprevedibili e quindi più che una cena diventa una guerra in famiglia. E sono felice di lavorare anche con Maurizio Micheli, che è anche regista, perché abbiamo già lavorato insieme in passato e siamo una compagnia di amici che si divertono molto e credo che si diverta molto anche il pubblico. Nel nostro spettacolo non è soltanto il nome il traino della storia. Pino più italianizzato, più diciamo mediterraneo, anche se insomma abbiamo delle cose in comune con la Francia, quindi insomma quel tipo, quella classe, quel tipo di persone lì sono molto simili alle nostre. Allora abbiamo cercato di trasformare queste chiacchiere in comicità anche da ribalta, quindi teatrale, assolutamente teatrale, perché nella commedia francese e anche nel film era più un continuo discorso tra di loro e ecco, abbiamo messo degli elementi più teatrali. E a me è davvero venuta una gran voglia di andare a teatro, non so voi, ma intanto dopo aver parlato dell'attualità, nonché quindi di tutti gli spettacoli, i diversi teatri della nostra regione, parliamo anche della storia del teatro a Napoli, continuiamo a raccontarci questa bella storia. E voglio farlo insieme a voi parlando di un grande del teatro e del cinema italiano che ha fatto conoscere Napoli nel mondo. Sto parlando di Peppino, a 35 anni dalla sua scomparsa. Peppino De Filippo, morto il 27 gennaio del 1980. Purtroppo Napoli non l'ha ricordato come ha ricordato invece Edoardo De Filippo nel trentennale della sua scomparsa con tanti eventi, ma noi di A Teatro Con vogliamo ricordarlo così. Vediamo. Il pubblico non considera poeti gli attori comici e questo è un grande errore, un errore enorme, perché nella poesia c'è nella risata vera e propria c'è una grande poesia, quando è fatta bene, quando uno ride convinto o quando crede di trovarsi di fronte a un clown o di fronte a un pagliaccio. Il 27 gennaio 1980 muore uno dei più grandi drammaturghi napoletani, Peppino De Filippo, fratello di Edoardo e Titina. A 35 anni dalla sua scomparsa a Napoli, la città che l'artista amò e rappresentò con le sue indimenticabili maschere teatrali, sembra averlo dimenticato. La figura di Peppino De Filippo, attore e drammaturgo napoletano, rimane infatti in una discreta, elegante ombra. Nel giorno del 35esimo anniversario della sua morte a Napoli non ci sono state celebrazioni in sua memoria. Il ricordo dell'artista, insomma, proprio come sulla scena, soccombe al fratello Edoardo, il cui trentennale della morte è stato celebrato nella città partenopea e non solo, con una fitta serie di iniziative. Peppino, qual è secondo te la magia per cui il pubblico di fronte a Edoardo entra subito in adorazione, si crea questa... Sì, questa è una domanda sibillina, ma io rispondo francamente, sinceramente. Edoardo, dunque, come autore io lo rispetto abbastanza, ti dico, perché conosco le sue possibilità, siamo stati insieme, abbiamo collaborato insieme, insieme è nato un teatro intero che ha rivoluzionato l'Italia. Ora, ma per quanto riguarda poi, dico attore, per quanto riguarda autore, beh, Edoardo in fondo si è molto vantaggiato dalla politica. Peppino De Filippo nacque il 24 agosto 1903 ed iniziò da bambino a calcare palcoscenici insieme ai suoi fratelli Titina e Edoardo, fondando la compagnia Teatro Umoristico De Filippo e proseguendo su un cammino già tracciato dal padre naturale Edoardo Scarpetta. Tra i rimproveri che qualcuno ti fa,
Si dice che tu parli un teatro in lingua italiana e che quindi hai tradito il tuo dialetto, è vero? Non è vero, sono dei fessi, non hanno capito niente, compresi i critici, non hanno capito proprio niente, perché io ho spiegato mille volte qual è il genere del mio teatro. Dopo quella separazione con mio fratello cercavo un modo per fare un'altra cosa, e allora cercai, pensai di fare questo teatro, questa riforma del teatro, cioè presentando dei testi non più con quel linguaggio stereotipato della lingua accademica, ma con un linguaggio corrente come stiamo parlando io e te, ma che ti credi che non si capisce che io sono napoletano? E tu quando parli non si capisce che tu non sei nato a Siena? Questo è chiaro. E questo è stato il teatro che ho voluto creare. Per decenni i fratelli di Filippo condivisero straordinari successi. Quando si separarono, Peppino intraprese la via del cinema, girando decine di pellicole al fianco di Totò e passando alla storia per il suo ruolo di spalla. Signorina? Signorina? Dove sta? La signorina. Quale signorina? Hai detto signorina? È andata la signorina. Signor... Avanti! Animare, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Memorabile è il personaggio inventato per la trasmissione televisiva Scala Reale, Pappagone, un umile servitore al servizio del commendatore, in cui convergono le tipiche maschere del teatro napoletano, tra cui appunto Pulcinella e Felice Sciusciammocca. Pappagone! Ecco, è qua! Ecco, ci risiamo! Ci risiamo, sono sette giorni, quest'ecco qua. Si dice ecco qua, non qua qua qua. Signor maestro, ma qua lo dite lei? Io dico ecco qua. Ed è sbagliato. No, ecco qua. Pappagone, facciamo l'analisi logica di ecco qua. Inventore quindi anche di un gergo particolarissimo ed esilarante, Peppino Di Filippo è passato alla storia per i suoi pirichè, ecco qua, carta di nindirindà, che entrarono nel parlato comune diventando modi di dire diffusissimi. Sposato ben tre volte dalla sua prima moglie Adele Carioni, ebbe un figlio, Luigi, che tuttora continua con successo l'attività paterna. Peppino Di Filippo morì all'età di 76 anni per causa di un tumore al pancreas, riposa nella tomba di famiglia al cimitero del Verano a Roma. Certo, come tutti gli attori che hanno fatto la gavetta, sì. Vera e propria. Io l'ho cominciata a 6 anni, più urte, ne ho 73, facciamoci un po' il conto, sono 67 anni, io sono sulle tavole dei palcoscenici d'Italia, prima da piccolo, da 6 anni e poi fino all'età che è di adesso. E io penso una decina. E proprio nel ricordo di Peppino De Filippo purtroppo dobbiamo salutarci. Vi anticipo già che nella prossima puntata parleremo anche di Edoardo, proprio per chiudere il cerchio relativo alla storia della famiglia De Filippo. Vi ricordo inoltre che per chi avesse perso le scorse puntate di A Teatro Con potete visitare il nostro canale YouTube dell'Associazione Culturale Cultura Colori e lì troverete ovviamente tutte le puntate. Ma vi ricordo anche che se volete scriverci per segnalarci eventi oppure dirci qualche curiosità sul mondo del teatro o sempre sugli eventi relativi al teatro, potete farlo inviandoci un'email a soniasodano@live.it e vi ricordo che siamo anche su Facebook con la nostra pagina A Teatro con Sonia Sodano. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima settimana. Arrivederci.